Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione, era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Sei tu il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola». Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a martedì 27 aprile 2021. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 10, versetti 22-30 di San Giovanni. È un Vangelo che ci ricorda, ci richiama la storia di sempre. O si crede o non si crede. E quando non si crede, tutte le domande, tutte le prove, tutti i miracoli, tutti i discorsi, tutti i ragionamenti, tutte le logiche non hanno alcun valore, non servono a niente, perché chi non crede troverà sempre mille ragioni per non credere e chiederà sempre mille prove per credere. Ma non sono le prove che autorizzano il credere. Quindi sono discorsi inutili. Ecco perché Gesù dice: «Ve l'ho detto, ma non credete». Quindi che cosa autorizza il credere? Ce lo dice Gesù in questo Vangelo. Il credere è autorizzato dall'appartenenza, dall'essere sue pecore. Se siamo sue pecore, allora ascoltiamo la sua voce. Allora lui ci conosce, allora noi lo seguiamo. Perché abitiamo nella sua mano. Noi siamo dentro la sua mano. E questo ci è di grandissima consolazione. Il Vangelo è sempre di grande consolazione anche quando ci rimprovera, anche quando ci corregge, perché il Vangelo ci rimprovera e ci corregge, anche. Ecco, andiamo quindi avanti con questo bellissimo testo dell'amicizia di Pavel Floreschi. Perché abbiamo bisogno di crescere l'amicizia tra noi, certo, ma forse abbiamo bisogno di crescere anche nell'amicizia con Gesù, che non è una cosa da poco. Abbiamo visto ieri questa prima frase. Il comandamento fondamentale dell'amicizia è la fedeltà. Scrive: l'indissolubilità stretta come nel matrimonio, l'incrollabilità fino all'ultimo, fino all'effusione del sangue del martirio, e tutta la forza dell'amicizia sta nell'osservare questo comandamento.
Ecco, io mi chiedo se noi ci siamo mai pensati amici in questi termini di qualcuno. Qual è l'esperienza ordinaria che si fa in riferimento all'amicizia? Qual è l'esperienza che ha fatto Gesù in riferimento all'amicizia? O meglio, che ha ricevuto Gesù? Perché che ha fatto Gesù? Gesù ha fatto esattamente quello che c'è scritto qui. Cioè, quindi, questo è evidente, no? Fino all'effusione del sangue. Una fedeltà, un'indissolubilità, un'incrollabilità fino all'effusione del sangue. Questo è Gesù. Ma lui cosa ha ricevuto? E noi che cosa diamo quando ci diciamo amici? Bah, di norma, speriamo di no, frequentemente accade che, questo è vero, accade addirittura anche dentro il matrimonio, che dovrebbe essere il luogo per eccellenza dove vive l'amicizia. Perché se marito e moglie non sono amici, non si capisce bene perché si sono sposati. No, detto per inciso, comunque. Ecco, mi sembra che il sentimento che aleggia, che tinge un po' tutto, è il dubbio. Il sospetto. Tradotto, io ti voglio bene, non uso ti amo perché è difficile dire ti amo. Io ti voglio bene, però. Capite? Io ti voglio bene, però. Allora, se ti voglio bene non c'è il però, se c'è il però non ti voglio bene. Fine del discorso. Voler bene non ammette dubbi. Ancora di più se dico amo. Noi invece una riserva l'abbiamo sempre. Magari quello ci frega, magari poi cambia idea, magari mi usa e via di seguito. Gesù non è così, capite? Gesù non è così. È difficile stare accanto, cioè è difficile vivere l'amicizia quando si percepisce questa atmosfera di sospetto, di dubbio che ad ogni piè sospinto poi emerge, bussa, si fa sentire. E invece Froneschi dice attenzione, perché in realtà l'amicizia è fatta di fedeltà. Fedeltà vuol dire fedeltà, cioè vuol dire che non tradisco, vuol dire che non guardo altrove. Un'amicizia se finisce è perché non c'è mai stata. Questo già lo diceva Cicerone. L'amicizia è eterna, quindi o c'è per sempre o non c'è mai stata. E noi prima di dirci amici dovremmo conoscerci bene. Perché bisogna vedere se siamo veramente fatti uno per l'altro e se possiamo condividere questo ideale supremo dell'amicizia. Poi l'indissolubilità, addirittura lui la paragona al matrimonio. Cioè l'amicizia non può essere rotta come se niente fosse. L'amicizia quella vera
l'incurabilità, fino al martirio. Quando sento parlare della comunione, da sempre, adesso ancora di più, ma da sempre, quando sento parlare della comunione, cioè dell'Eucaristia, e del ricevere l'Eucaristia, tranne qualche rarissimissima volta, io sento sempre questo discorso, questa frase: ma io, che comincia sempre così, perché prima c'è qualcos'altro, no? Prima c'è qualcosa, una verità, una realtà che dice meglio di no, meglio di no, o a queste condizioni meglio di no. No, sono due situazioni almeno. Meglio di no, perché non è opportuno, non è il momento, non sei proprio così messo bene. Oppure meglio di no, perché a queste condizioni forse meglio di no. Risposta. Ma io, quindi già col ma, noi abbiamo annullato tutto ciò che sta prima. Ma io ho bisogno dell'Eucaristia. Esplicitiamo meglio il concetto. Ma io, diciamolo a una persona, ma io ho bisogno del tuo corpo. Ma voi come reagireste di fronte a una frase del genere? Non lo so, cioè, uno che vi dice una frase così, voi come reagireste? E poi mi nasce un'altra domanda. Dove c'è un bisogno così, così forte? Noi come facciamo a sapere se ciò che io faccio lo faccio in nome dell'amore o in nome del bisogno? Come faccio a essere sicuro che tutto ciò che io sono per l'altro è in funzione dell'amore che ho per lui e non del bisogno che ho io di lui? Io trovo questo ragionamento profondamente triste, brutto. Io ho bisogno di. Quindi, se io ho bisogno di, tutto è ammesso pur di raggiungere il mio bisogno, perché ho bisogno. Se io ho bisogno di bere, posso resistere un po', poi alla fine faccio qualunque cosa pur di non morire. Stessa cosa se ho bisogno di mangiare. L'esperienza dei campi di concentramento ci insegna tante cose su questa cosa qui, Per il bisogno assolutamente giusto di dover mangiare, di nutrirsi per non morire, non pochi si sono ridotti a fare cose che un essere umano neanche pensa che possano accadere. In nome del bisogno. Quindi in nome del mio bisogno spirituale, cosiddetto, i diritti dell'altro, con la maiuscola, saltano, vanno in secondo piano, perché ciò che conta sono i miei diritti. Non ci sono doveri per chi vive nella logica del bisogno. Io ho bisogno di, quindi la prendo. Punto. Non c'è né come, né se, né dove, né quando, né perché, no. Io ho bisogno, lo prendo. Il fatto che quella o quelle realtà siano a mia disposizione
Questo mi autorizza a farne quello che voglio quando voglio? Mi autorizza a oltrepassare la forma? Ma esiste un contenuto senza forma? Non è che magari la forma incide sul contenuto? Non è che io attraverso la forma dico il contenuto? Ma perché capite se è così è un problema? Io ho bisogno di non è una ragione sufficiente per fare come voglio. Io ho bisogno di non è una ragione. Non è una ragione che può sostenere una scelta, perché noi non siamo dipendenti dai nostri bisogni. Dici no, ma io veramente no, senza no e senza ma. Tanto che San Massimiliano Maria Kolbe è talmente indipendente dai suoi bisogni primari, inalienabili, che lui muore. Pur di non esercitarli a qualunque costo, e come lui molti altri. Capite? Voi dite, ma perché ha fatto questo ragionamento? È per dirvi, ma noi quindi siamo fedeli? Cioè, se ciò che ci muove il bisogno, possiamo dire che siamo fedeli a Dio? Come e quanto si può realizzare la fedeltà dentro il bisogno? Ci può essere gratuità nel bisogno? Sono domande che io vi lascio lì, le quali siamo tutti invitati a riflettere, se volete. Perché mi sembra che Gesù abbia diritto a un trattamento speciale. Abbia diritto a essere trattato, maneggiato con cura, ecco, diciamo così. L'amicizia è la fedeltà, il fondamento fondamentale dell'amicizia è la fedeltà. Io devo essere fedele a te, quindi non posso fare qualunque cosa che voglio perché io ho bisogno di. Una persona proprio ieri al telefono mi diceva, ma io c'ho bisogno di. E io ho risposto, ma non le sembra che questo sia egoismo? E Dio e l'altra persona di cosa hanno bisogno? I bisogni di Dio, chi è che se ne occupa? Chi è che li pensa, chi è che li riflette quando prende una decisione? Le attese di... Dopo certamente qualcuno dirà, no, guai, pensare il bisogno dentro Dio, nella realtà di Dio. Sì, sì, va bene, andate a leggere quello che Gesù dice a Santa Faustina, a Santa Teresa di Gesù, a Santa Caterina da Siena, a San Giovanni Bosco, non so quanti altri, a San Francesco, San Benedetto. Andate a leggere questi testi. Poi mi venite a spiegare se lì dentro c'è o non c'è il bisogno. Il fatto che sia un bisogno che ha una connotazione diversa perché è divino, questo non vuol dire che non sia un bisogno, che non sia la richiesta del riconoscimento dei propri diritti. Di questi, di Dio e dell'altro, chi se ne occupa? Che non è semplicemente ti do una pagnottella da mangiare per l'uomo, non è semplicemente dico tre Ave Maria al mattino e alla sera per Dio. Questo non è. La fedeltà è la risposta all'altrui bisogno. È molto più complessa la cosa. Bello sarebbe sentir dire non ho fatto questa cosa, avrei voluto farla, non l'ho fatta e non l'ho fatta per fedeltà a Dio. Non l'ho fatta per fedeltà a quella persona. Bello. Sarebbe bello, no? Avrei tanto desiderato, ma non l'ho fatto
per non mancare di rispetto, di fedeltà a. Che rispetto esiste ancora, eh? Tutta la forza dell'amicizia sta nell'osservare questo comandamento. Forse per questo che le nostre amicizie sono un po' debolucce. Molti sono gli allettamenti, ecco, vedete, molti sono gli allettamenti a rinunciare all'amico. Molte le tentazioni di rimanere soli o di allacciare nuovi rapporti. Ma chi ne ha troncato uno, troncherà anche il secondo e il terzo, perché il cammino ascetico ha sostituito la ricerca della comodità dell'anima che non si possono e non si devono cercare in nessuna amicizia. Cioè, capite? Sono parole di una verità incontestabile. Molti sono gli allettamenti a rinunciare all'amico. Noi siamo sempre tentati di rinunciare all'amicizia che abbiamo stipulato con, che abbiamo sancito con, all'alleanza con. E questo si realizza innanzitutto con Dio. Sono tanti gli allettamenti che ci spingono a rinunciare all'amicizia con Gesù. E sa padre, io avevo cominciato a... Ma poi avevo tutti contro, ma poi tutti mi dicevano che sbagliavo, ma poi tutti mi perseguitavano, ma poi tutti mi dileggiavano, ma poi mi sgridavano, ma poi mi urlavano. E quindi alla fine ho fatto come fanno tutti. Basta così poco per rinunciare all'amico? Basta così poco per tradire il proprio amico? Basta così poco per abbandonarlo? Chiamiamo per sciocchezze, mandiamo messaggi per stupidaggini, mandiamo email con dentro mille parole inutili su questioni che potremmo andare a chiedere, come diceva quell'antico, quell'anziano sacerdote, su questioni che potremmo andare a risolvere con il sacrestano, con l'amico di quartiere. Con tutto il rispetto per il sacrestano e amico di quartiere, quindi non c'è bisogno di disturbare chissà chi, no? Basta. Ma per questioni che riguardano Dio direttamente, morire che prendiamo il telefono, chiamiamo e chiediamo. C'è di mezzo lo ius divino, c'è di mezzo il diritto di Dio, c'è di mezzo l'onore di Dio, la gloria di Dio. La mia decisione potrebbe andare, si andrà ad impattare su questa cosa e la mia decisione potrebbe inficiare in qualche maniera. Come meglio fare? No, figuriamoci. Però quando abbiamo bisogno delle nostre cose, allora sappiamo andare nelle gambe del diavolo. Questo perché? Questo perché diciamo parole che Gesù è il nostro amico, ma nei fatti non lo è. Troppe tante altre cose vengono prima di lui. Qualcuno ieri mi faceva leggere, mi ha fatto leggere un testo di una serva di Dio, di una venerabile, adesso non mi ricordo più, credo che sia una serva di Dio, una venerabile, dove si diceva era la Piccarreta. Che uno, come sempre, no? Non è dogma di fede, uno può dire sì, va bene, ci credo, no, non ci credo, liberissimo. Però il concetto è interessante perché questo concetto è ripreso anche dalle imitazioni di Cristo. Quindi quello sì che è un testo importante, assolutamente affidabile. E il concetto è lo stesso, dove si diceva che non bisogna tralasciare così a cuor leggero di fare la comunione.
e che è una colpa grave. Tralasciare di fare la comunione così, per vani motivi. E quindi mi si viene a riferire che qualcuno usa queste espressioni di questi testi, che sia la Piccarretta, che sia l'imitazione di Cristo, che sia altro, per dire: ecco, vedi, bisogna sempre fare la comunione. E se adesso la comunione viene data solamente in mano, bisogna farla sempre in mano, perché non devi tralasciarla per vani motivi. No, ma scusate, ma abbiamo perso la logica? Abbiamo perso il ben dell'intelletto? Ah, e poi aggiungono, in questo scritto, aggiungono questo. Perché se anche è sbagliato, se anche è sbagliato ricevere la comunione in mano, o se anche io non voglio ricevere la comunione in mano, sta di fatto che siccome obbedisco ai sacerdoti e ai vescovi, allora la responsabilità è tutta loro e io sono pulito. Io non ho nessuna responsabilità, perché io obbedisco loro e quindi io in coscienza sono a posto. La responsabilità è tutta su di loro. No, ma guardate, io penso che probabilmente questo Covid ci ha fatto saltare le sinapsi del cervello. Cioè, l'acetilcolinesterasi, andate a vedere che cos'è, è saltata, è diventata un brodo. Ora, però, senza l'acetilcolinesterasi è un problema nel cervello, no? Capite? Cioè, i messaggi non passano più. E a me sembra che sia questo il caso. Cioè, dobbiamo farci un po' di punturine, no? Invece del botulino, ci dobbiamo fare un po' di punturine dell'acetilcolinesterasi. Dobbiamo andare dal dottore e dire: scusi, mi fa una punturina nella testa perché io ho perso un po' i contatti sinaptici. Cioè, fanno un po', no? Come, ecco, l'elettricità. Cioè, siamo a un livello di irrazionalità che ormai non ha paragoni, eh? Ma cosa c'entrano questi ragionamenti con questa realtà? Ma sono completamente fuori tema. Cioè, se uno fosse all'esame, prenderebbe due. Allora, provo a spiegare l'ovvio. Mi dispiace spiegare l'ovvio, ma siamo arrivati al tempo in cui bisogna, come diceva Chesterton, bisogna arrivare a spiegare, a dire che le foglie sono verdi, evidentemente. Va bene. Allora, dunque, ah, me lo segno perché così non mi dimentico cosa devo dirvi, perché sono diversi livelli. Allora, scusate, ma non l'avevo preparato. Dunque, primo punto, la citazione della Piccarreta piuttosto che l'imitazione di Cristo. Non bisogna tralasciare l'Eucaristia per vani motivi. Ma i vani motivi qual è che sono? Non bisogna tralasciare l'Eucaristia a cuore leggero. Ma quali sono le cose a cuore leggero che fanno tralasciare l'Eucaristia? Esempio: devo andare dalla parrucchiera e quindi salto la messa. Arrivano gli amici e quindi non vado a messa la domenica. Stamattina c'è tanto sonno, non mi alzo e non vado a messa. Questi sono i vari motivi. Questi sono motivi assolutamente futili, di una bassezza pazzesca, cioè tu decidi di non partecipare alla Santa Messa perché devi stare a letto a dormire, perché arrivano gli amici e devi fare il coniglio con la polenta. Questi sono i vani motivi, ok? Il fatto che io vada alla messa, quindi io partecipo alla Santa Messa, perché guardate anche solamente il precetto della domenica. Il precetto della domenica chiede che io vada alla messa, non che io faccia la comunione, da sempre.
La Chiesa addirittura dice che è richiesta la comunione almeno a Pasqua, cioè una volta l'anno. Avete capito? Ma questo da sempre. È una legge che i nostri nonni conoscono benissimo, la comunione almeno a Pasqua. Quindi vuol dire che per la Chiesa ha pensato che per il bene di un fedele, almeno la comunione a Pasqua. Cioè, per capite, dobbiamo un po' riquadrare, no? Rifare la visita delle lenti, degli occhiali, perché le nostre lenti sono andate. O forse sono andati i nostri occhiali, i nostri occhi. Quindi, mentre c'è l'obbligo della messa della domenica, terzo comandamento, ma non c'è l'obbligo di fare la comunione tutte le domeniche. Allora, io vado a messa tutti i giorni. Molto bene. E faccio la comunione spirituale. È riconosciuta? È lecita? Studiate il catechismo, perché sennò qui veramente anneghiamo nell'ignoranza. Studiamo il catechismo. È riconosciuta la comunione spirituale? Certo che è riconosciuta. E come si chiama? Si chiama comunione spirituale. L'altra come si chiama? Comunione sacramentale. Qual è il termine che è invariato nelle due espressioni? Comunione. Vuol dire che in entrambe le situazioni io faccio la comunione. In una in modo spirituale, nell'altra in modo sacramentale. È la stessa cosa? No, perché sono due forme diverse, ma comunque entrambe ottengono la comunione. Ok? Questo è importante chiarircelo. Non hai fatto la comunione. No, non è vero. Io ho fatto la comunione, ma ho fatto la comunione spirituale. Tu hai fatto la comunione, ma hai fatto la comunione sacramentale. Sono due livelli diversi, ma sono entrambe due forme della medesima comunione. Faccio comunione con Gesù, con Dio, in due forme diverse. Io non so più come spiegarle queste cose, guardate, mi manca solo di scrivere col sangue. Poi più di, evidentemente sono io che non sono capace di spiegare, perché sennò a quest'ora persino il mio tavolo può ripetere queste cose, talmente che le senti e dici no, basta Giorgio, ti prego, basta, non ne posso più. Cioè, lui, la mia penna le scrive da sola queste cose, tante che le ho ripetute. Ma forse come il Vangelo di oggi, no? Se non ci entrano, se non le capiamo, è perché forse non apparteniamo. Mi viene da pensare questo. Perché forse veramente non ci interessa vivere con una rettitudine interiore profonda, radicale e fedele fino al sangue, come dice Floreschi. E quell'espressione lì, Floreschi, dice tutto nel rapporto con Gesù, eh? Fino al sangue, usque a sanguine. Quindi, se io, per ragioni legate alla mia coscienza, che sono inviolabili, nessuno, neanche il Santo Padre, può permettersi di entrare nella coscienza di un uomo, nessuno, né un prete, né un vescovo, né il papa, nessuno, nessuno può entrare nel santuario della coscienza di un uomo, nessuno può andare a sindacare quello che accade nella coscienza di un uomo. Guardate, no, il brindisi del cardinale Newman, brindo la mia coscienza, leggete, e poi al papa, leggete quel testo, l'elogio della coscienza del cardinale Newman, bellissimo. Un po' difficile, ma bellissimo. Bene. Se io in coscienza decido, per ragioni assolutamente mie, legate alla mia coscienza, decise, valutate, pesate, dopo aver fatto discernimento davanti a Dio, e magari, non ultimo, con il consenso del mio confessore padre spirituale che sia, decido, in libertà di coscienza, di non andare a ricevere l'Eucaristia per n ragioni, qualunque esse siano, n ragioni, e lo decido in coscienza, con discernimento, con l'approvazione del mio confessore padre spirituale che sia, basta. Questo non è un futile motivo, ma stiamo scherzando. Ma vi sembra un futile motivo?
Cioè, paragoniamo questa roba con non mi sveglio il mattino perché c'ho sonno, non perdo la messa, no perché devo andare al parrucchiere, no perché devo andare a farmi le mani, le unghie, i piedi, no perché io devo andare a cucinare il coniglio con la polenta. Ma stiamo scherzando? Ma sono due galassie completamente diverse, per favore. Questi non sono futili motivi, questi sono motivi gravissimi, che riguardano la coscienza di un uomo. Che è alla messa, che va alla messa, ma che decide per motivi gravi di coscienza di non accostarsi al sacramento dell'Eucaristia nella forma sacramentale e decide di fare la comunione spirituale. Ma chi sono io per andarlo, appunto, chi sono io per andarlo a giudicare? Ma chi sono io per mettermi a dare consigli, tra l'altro non richiesti? Chi sono io per obbligare? Chi sono io per costringere, per far pressione? Ma stiamo scherzando? Ma queste cose non si possono fare in modo più assoluto. Mai la Chiesa ha obbligato i fedeli ai sacramenti. Mai la Chiesa si è sognata di buttare i sacramenti addosso alla gente. Mai, mai nella storia della Chiesa è successo questa roba. Nessuno si può permettere di fare una roba del genere. Se io non voglio confessarmi, nessuno mi può costringere a farlo. Se uno mi costringe a sposarmi, il matrimonio è invalido. Se uno mi costringe a essere ordinato prete, l'ordinazione è invalida. Vi rendete conto a che livelli siamo? La costrizione annulla la validità. Rende quella realtà invalida. Ma perché Dio, no, Dio per primo rispetta la libertà dell'uomo? Ora, chi sono io per andare a mettere il naso sul perché tu non lo fai? Ma sono fatti miei. Non è cosa che non è materia di discussione, non è una cosa di cui io devo rendere conto a te, ma chiunque esso sia, prete, parroco, papa, vescovo, nessuno. Io non faccio la comunione per motivi assolutamente di coscienza, pregati, verificati, approvati da chi di dovere. Fine della discussione. Ma non te lo devo neanche dire, perché sono cose che non ti riguardano. Perché non fai la comunione? Per motivi miei, punto. E soprattutto perché a te non interessa. A te non interessa perché io non faccio la comunione. Non è un tema di cui tu ti devi preoccupare. Tu devi preoccuparti della tua comunione. Non del perché io vado o non vado. Senza entrare in nessun'altra discussione, senza toccare nessun altro argomento, qualunque sia la ragione, se la mia coscienza mi dice no, fine, perché io devo rendere conto della mia coscienza davanti a Dio, non di quello che pensano gli altri. Io spero di essere stato chiaro, perché più di così non so come spiegarvelo. Il tema dell'obbedienza, questo guardate, qui abbiamo raggiunto veramente la follia. La follia. Devi fare la comunione per obbedire ai vescovi. No, ma scusate, ma dov'è che i vescovi hanno scritto che noi dobbiamo fare la comunione per forza? Non è scritto da nessuna parte. Ma i vescovi non sono mai sognati questa roba qui. Se l'ha inventata qualcuno. Per obbedienza ai vescovi devi fare la comunione. No, 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 no. I vescovi hanno semplicemente detto, in questo tempo, per queste ragioni, oggi, poi non tutti i vescovi del mondo, alcuni vescovi hanno detto, perché ad esempio in America non è così, e non solo in America, hanno detto la comunione la si riceve in questo modo. Va bene. Ma io posso anche non riceverla. Il fatto che abbiano detto si riceve in questo modo non vuol dire che io sono costretto a fare la comunione, vuol dire solo che la si riceve in quel modo, va bene. Ma io posso anche dire, va bene, vi ringrazio di questa indicazione, io non la faccio. Ma sarò libero? Certo che sono libero. Nessuno obbliga nessuno. No, perché se tu non la fai disubbidisci ai vescovi, ma siamo impazziti. Per disubbidire ci deve essere un decreto, ci deve essere un testo scritto. Non c'è nessun testo scritto, nessun testo scritto che dica che i fedeli sono obbligati a ricevere la comunione. Non c'è scritto da nessuna parte. C'è solamente l'indicazione sulla modalità di ricezione dell'Eucaristia, la modalità, non sull'obbligo di ricevere la comunione. Nessuno può farlo, perché nessuno sa io in coscienza come sto. Io posso non fare la comunione anche perché sono in peccato mortale. Io posso non fare la comunione perché sono in un momento di oscurità interiore. Io posso non fare la comunione perché sono in un momento di
litigio col Signore. Sono tante le ragioni, non ce n'è una sola. Adesso sembra che andiamo alla caccia di chi non fa la comunione. Mi è piaciuto un giovane che è un prete, che gli ha detto: perché non hai fatto la comunione? Tu che vieni sempre in chiesa, sei lì in ginocchio, tutto devoto, perché non hai fatto la comunione? Perché non l'hai fatta? E lui ha risposto: padre, perché non mi sento in grazia di Dio. Ah, beh, allora... No, ma scusami, ma cosa siamo, alla caccia alle streghe adesso? Adesso andiamo in giro con il fucile puntato? Ma da quando? È sempre stato che quando arriva il momento della comunione c'è chi si siede e c'è chi viene a fare la comunione. Perché quello si è seduto? Perché sono questioni sue, perché riguardano la sua coscienza. Se vuole ne parla con un sacerdote, se non vuole non ne parla con nessuno. È la sua coscienza inviolabile e nessuno si è mai sognato di violarla. Poi, questa questione dell'obbedienza, no? Ancora, la ritocco, perché non dimentichiamoci che San Tommaso Moro, morto per aver deciso di non firmare quel maledetto documento, dove lui avrebbe sancito il suo tradimento alla Chiesa e al Papa, e al Vangelo di Gesù Cristo, no? Dettagli. Quando gli hanno detto: guarda che tu sei l'unico in tutta l'Inghilterra che non vuole firmare questo documento, per permettere poi al re di sposarsi, di commettere adulterio, cioè di annullare, di misconoscere il suo precedente matrimonio e di sposarsi con un'altra. No, e lui non può farla questa cosa, perché quel matrimonio è valido e questo non si può fare, non si può annullare i sacramenti. Va bene, per il capriccio del re. E gli dicono: guarda che tu sei l'unico. I vescovi hanno firmato, i sacerdoti hanno tutti firmato. Tu sei l'unico che non firma. E cosa sei? Il più bello di tutti. Tu sei il più santo di tutti gli altri. Se lo hanno fatto loro, a maggior ragione tu. E lui, sapete cosa ha risposto? Io non sono solo, io non ho firmato e sono in compagnia di tutti i santi, le sante, i martiri, le martiri e gli angeli del cielo. Non sono solo, io non posso firmare perché in coscienza non mi sento di firmare. Andate a leggere le sue lettere dalla torre. Non ha importanza che tutti gli altri l'abbiano fatto, io non firmo. E questo risponde a coloro che dicono: ah, ma io obbedisco, io non lo farei mai, ma siccome hanno detto che, ma io obbedisco, non ho nessuna responsabilità, la responsabilità è tutta loro. No, non funziona così, cari, questo è molto disonesto, altrimenti San Tommaso Moro è morto per niente, perché lui poteva dire: io obbedisco. Tutti i vescovi qui d'Inghilterra, tutti i sacerdoti firmano, hanno firmato, mi dicono di firmare, io obbedisco, firmo, e la responsabilità è tutta loro. No, perché ciascuno di noi risponde di sé, non degli altri. Capite? Questo ragionamento l'ha fatto già qualcuno a Norimberga un po' di anni fa, ma non ha retto. È stato condannato per crimini contro l'umanità. Perché tu non puoi dire: io non volevo sparare, ma ho sparato per obbedire agli ordini. No, caro, tu hai sparato. Tu hai deciso di obbedire e tu hai premuto quel grilletto, non gli altri. Non puoi invocare l'obbedienza per giustificare le tue azioni, perché tu eri sempre libero di dire: non sparo. Ma questo vuol dire che mi uccidevano? Bene, certo. Ma questa è la vita, Cioè, l'uomo è colui che si assume la responsabilità delle sue scelte, non le scarica sugli altri. E se queste scelte vuol dire la morte sia. Del resto Gesù Cristo ha fatto così, No, punto. Quindi non invochiamo questa scusa. Non tiriamo in ballo: ma la colpa è loro. No, la colpa non è di nessuno ed è di tutti. Cioè, nel senso, ognuno ha la sua responsabilità, nel suo campo, per le sue azioni, su qualunque argomento della vita. E della vita spirituale. Io quindi rispondo delle mie scelte, voi rispondete delle vostre scelte, ciascuno risponde delle sue scelte. Perché se io faccio quel passo che mi viene detto di fare,
In questo caso Tommaso Moro gli veniva detto di firmare. Se lui sceglie di firmare, lui risponde della sua coscienza, lui risponde del suo atto, non chi gli ha detto di farlo. Chi gli ha detto di farlo dovrà rispondere del fatto che ha fatto pressione, dovrà rispondere del fatto che era in errore, tutto quello che volete. Ma io scelgo poi di mettere la firma. E questa cosa non possiamo dire, ah no, io la responsabilità do a tutti gli altri. No, la responsabilità è di ciascuno. Non dobbiamo fare gli ipocriti. Nella vita bisogna essere onesti fino in fondo. E non possiamo scaricare le nostre responsabilità sugli altri. Ammesso e non concesso che ci siano responsabilità, ma se ci sono, ognuno ha le sue. Su tutti gli argomenti della vita. Nessuno è costretto mai a fare nulla. Se io lo faccio è perché lo voglio fare, se io bestemmio è perché io voglio bestemmiare, non perché mia moglie mi ha fatto arrabbiare. Io ho deciso di bestemmiare. E allora capite che la fedeltà nell'amicizia con Gesù è una cosa seria. San Tommaso Moro è stato fedele fino al sangue a questa amicizia con Gesù. E questo è importante. È esattamente quello che abbiamo letto di Floreschi. Cioè, questa fedeltà mi richiede di essere fedele in tutti, in ogni piccola parte, in ogni piccola cosa, e non devo andare a prendere delle frasucole scritte qui, scritte là, girarle, storpiarle, sfigurarle per sostenere le mie pseudotesi, che si sciolgono come neve al sole, che bastano 3 minuti e sono già cadute miseramente per terra. Perché innanzitutto io devo obbedire alla mia coscienza. Questa è la prima obbedienza che io devo avere, la mia coscienza, perché è di questa che io devo rendere conto a Dio. Non di quello che dicono gli altri, non di quello che fanno gli altri. Costi quel che costi, costi quel che costi, qualunque sia il prezzo da pagare, noi dobbiamo essere fedeli alla nostra coscienza, che vuol dire essere fedeli alla voce di Dio in noi. Che vuol dire essere fedeli a ciò che il Signore ci chiede. Lo siamo, basta. Ripeto, costi quel che costi, qualunque sia il suo prezzo. Non dimentichiamoci mai che abbiamo a che fare con Dio. Non dimentichiamolo mai. E ogni più piccola cosa è chiarissima ed è presente alla sua vista. E di ogni più piccola cosa noi dovremo rendere conto. Che vuol dire? Noi dovremo assumerci la responsabilità e dire, mio Signore e mio Dio, questo l'ho fatto, questo l'ho detto per queste ragioni. E me ne assumo tutta la responsabilità, io. Perché ognuno verrà valutato, ognuno verrà guardato singolarmente, non in massa. Ognuno da solo sarà davanti allo sguardo di Dio. Questo lo siamo già tutti anche adesso sulla terra, Quando noi siamo qui che preghiamo, andiamo a letto a dormire, alziamo al mattino, facciamo le nostre cose, noi siamo sotto gli occhi di Dio costantemente, da soli, per quello che noi siamo. Ve lo raccomando, ve lo ripeto, per nessuna ragione andate contro la vostra coscienza, mai, non fatelo mai, è la cosa più grave che voi potreste fare, che io potrei fare, mai andare contro la nostra coscienza. E se questo ha un costo, paghiamolo, e se questo vuol dire morire, moriamo, se questo vuol dire essere esiliati, andiamocene. Se questo vuol dire essere, non lo so, che fustigati, fustighiamo, va bene, prendiamo le frustate che dobbiamo prendere. Ma contro la coscienza non si va mai per nessuna ragione. Spero davvero, con tutto il cuore, mi auguro di essere stato chiaro. Non che io abbia l'illusione che non dovrò più tornare su questo argomento, perché sono sicuro che dovrò ritornare su questo argomento ancora. Ma almeno spero di essere stato chiaro e di aver fatto capire come stanno le cose.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.